In questo video voglio mostrarvi come utilizzare il tool di stock picking azionario di Zegos per effettuare delle selezioni all'interno del settore oil, settore che comprende gli oil services e anche le major, le compagnie petrolifere, specializzate sia nell'attività di estrazione che di rivendita e di raffinazione del petrolio. Il tema del petrolio è un tema che alcuni analisti stanno approfondendo per il 2024, sostengono che ci possa essere un rimbalzo del petrolio legato ad un fattore di stagionalità, al fatto che potrebbe aumentare la domanda di materie prime da parte della Cina, sempre che il recupero dell'economia cinese si concretizzi. Ci sono poi delle disruption a livello di produzione legate al maltempo che stanno provocando delle riduzioni della produzione in Russia. C'è qualcuno che inizia a essere un pochino più bullish sul petrolio e quindi chiama questo settore che nel 2023 è stato sicuramente un settore lagger che è rimasto indietro anche in forza di risultati particolarmente deludenti. Il settore oil ha subito per tutto il corso dell'anno revisioni al ribasso alle stime e delle contrazioni dei fatturati e degli utili, quindi sicuramente non è andato bene, non ha performato bene. In questo video vi voglio far vedere come è veramente molto veloce effettuare una selezione con il nostro tool di stock picking, perché basta andare a selezionare il settore e quindi all'interno del settore scegliere il settore energy e si va a selezionare. A questo punto si ha una lista di 44 nomi. Questi 44 nomi poi possono essere tranquillamente elencati per Zegos Final Score, che come sapete è un indicatore sintetico che viene ottenuto mediante la media ponderata di 7 variabili che noi consideriamo per l'analisi fondamentale. Queste 7 variabili sono l'andamento delle stime degli analisti, il price momentum, la valutazione, la solidità finanziaria, i flussi, il dividendo e la crescita. Quindi vediamo già che da questa prima selezione si ottengono una serie di titoli, tra cui all'ottavo nono posto abbiamo Total, ExxonMobil e, scusate, e poi abbiamo Eni. Nel canale Telegram a pagamento farò oggi un'analisi del titolo Eni. Quindi questo è sostanzialmente il modo con cui si possono andare a selezionare i titoli del settore.